Allora, bentornati ragazzi a tutti, alle scuole presenti e a chi mi sentirà in streaming, bentornati. Allora, io solo pochissime parole perché lascio la lezione questa volta all'ingegner Marciano che curerà gli ultimi aspetti tecnici e soprattutto la cosa più importante vi farà vedere passo passo come si redige l'APE, quindi l'attestato di prestazione energetica del vostro ufficio. Sono qui solo per comunicarvi due documenti che dovreste seguire. Il primo è proiettato qui alla lavagna, bruttissimo a vedersi come dimensioni, però siamo un po' vincolati da quelle che sono le dimensioni poi del foglio su cui attaccheremo il poster. Vi ricordo che la giornata conclusiva ciascuna scuola presenterà un poster riassuntivo delle sue attività che abbiamo immaginato, schematizzato in questo modo, cioè vi deve servire da guida, però ciò che non deve cambiare purtroppo, perché siamo vincolati alle dimensioni del supporto, sono uno le dimensioni di stampa, non è nessun formato di quelli prestabiliti, non è né una 0 né una 1, quindi non è più quella dimensione che dicevo prima a qualcuno di voi, ma siamo vincolati alle dimensioni 75 in larghezza perché il supporto è 80, quindi ci siamo estesi un po' di più in altezza per darvi un po' più di spazio per scrivere. Non vi preoccupate, questo viene allegato, quindi lo prendete, lo scaricate e potete scrivere direttamente là sopra, quindi senza che vi ricordate ora questa vicenda. Ciò che è obbligatorio, ripeto, a parte le dimensioni e la stampa uguale per tutti, è l'intestazione uguale per tutti, ovviamente dove riempirete con i vostri campi, tutto il resto ve l'abbiamo messo come indicazione, cioè quello che secondo noi è utile che voi riportiate per farci capire quello che avete fatto, ricordando che in ogni caso prima di arrivare a questa giornata conclusiva noi riceveremo già il vostro rapporto, quindi in realtà quello che avete fatto già noi lo sappiamo. Se lo sfondo volete mettere uno sfondo diverso, se volete ripaginare questi argomenti, vostra libera immaginazione ed iniziativa. Noi valuteremo i contenuti e la capacità di esposizione. Vi ripeto, ciò che resta vincolato è la dimensione 75x120 e l'intestazione, uguale per tutti. Tutto il resto sbizzarritevi tranquillamente. Secondo documento che vi farà vedere passo passo l'ingegner Marciano adesso, quindi proprio campo dopo campo, quindi in maniera tale che sapete anche come riempire i vari campi, è l'attestato, quindi il documento, la relazione che poi in fondo potete presentare. Anche per quel documento, che è un documento Word e che quindi nel peggiore dei casi basterebbe solo compilarlo, nel peggiore dei casi, è chiaro, anche lì lascio libera iniziativa a voi, se ci sono dei campi in cui ritenete che avete bisogno di spiegare bene alcune attività, non per questo dovete fare la trattazione teorica ragazzi, non è teoria, non dovete ripetere le lezioni a cui avete assistito dentro il documento, è pur sempre un rapporto tecnico, quindi si bada ai contenuti e ai numeri, non agli aspetti teorici. Però se c'è qualcosa che volete commentare meglio perché avete speso energie nel fare un determinato calcolo, avete speso energie per fare una acquisizione grafica, quello che volete, ripeto, sbizzarritevi pure all'interno del documento. L'importante è che, ripeto, non dilungatevi in aspetti teorici nel commentare formule, per noi quelli sono scontati, ovviamente, sono qui nei format che vi abbiamo dato. Quindi è un rapporto tecnico ma che lascia comunque spazio a voi se volete aggiungere. Io più di questo non voglio dire perché c'è poco tempo e poi, poiché è anche l'ultima volta che ci vediamo prima del riscontro finale, oramai le domande cominciano ad essere numerose e quindi mi fa piacere, però approfittate della presenza dell'ingegnere che poi lo fa anche di mestiere questo, quindi alcuni aspetti tecnici può rispondervi tranquillamente, a fine lezione quindi rifacciamo di nuovo una tavola aperta, quindi i vostri dubbi, suggerimenti, sia riguardo a questo sia riguardo ad argomenti che sono stati trattati in precedenza, lascio di nuovo la parola a voi, va bene? Allora, lascio la parola adesso a Virginia Marciano, quindi a te l'onore e l'onore di presentare la tua lezione. Io vi saluto ragazzi, ci vediamo più tardi, buona lezione a tutti. Devi tenere molto attaccato Alessandro.
Pronto? Buonasera a tutti, come diceva l'ingegnere Frattolino, il professor Frattolino, io sono Alessandro Marciano e in qualche modo cercherò di contestualizzare quelle informazioni che vi sono state date in queste tre lezioni precedenti. Cercheremo soprattutto di essere molto pratici, cercheremo di fare in modo che tutto quello che è stato dato come nozione sia poi tradotto in qualcosa di visivo e in qualche modo riproducibile. Come siamo organizzati? Ci sono due presentazioni. Una prima presentazione affronta l'analisi passo passo di un attestato di prestazione energetica. Vedremo cioè quello che è il modello ministeriale. Mi sentite lì giù? Quindi dicevo, ci preoccuperemo innanzitutto di prendere in esame un attestato di prestazione energetica. Come vedremo, il modello è un modello ministeriale standardizzato e affronteremo per ogni form, cioè per ogni piccolo pezzetto elementare, la compilazione e l'analisi. Faremo un passaggio sulla legislazione nazionale, perché si sono susseguiti due o tre decreti che hanno aggiornato poi i limiti e gli sbarramenti della certificazione energetica, e daremo la definizione importante di asset rating e operational rating, cioè vedremo che quel numeretto che sta nella certificazione energetica non rappresenta nella realtà il consumo di combustibile che vi dovete aspettare. Una seconda parte, quindi una seconda presentazione, sarà invece proprio una parte orientata all'esercitazione, faremo un calcolo dell'EPI con il metodo semplificato e poi vedremo un attestato di prestazione energetica reale, cioè con metodo calcolato sulle UTS, che è stato esplicitato con il supporto di un software. È obbligatorio l'uso del, cioè non è obbligatorio, è fortemente consigliato l'uso del software, soprattutto quando raggiunto l'obiettivo della determinazione di una classe energetica volete provare a fare degli aggiustamenti, cioè degli adeguamenti per migliorare il rendimento del vostro edificio. Questo è il modello ministeriale, si compone di 4 pagine. Vi daremo questo modello in Word, libero e aperto, in modo tale che possiate compilarlo liberamente. Ed è composto in questo modo. Nella prima pagina vedremo ci sono i dati generali dell'edificio con una serie di scopi, cioè con una serie di indicatori in modo da avere visivamente e immediatamente il consumo dell'edificio. C'è una seconda pagina che riporta gli indicatori delle varie classi, questi sono fondamentali per capire allo stesso modo, alla stessa stregua di un buon elettrodomestico in che classe energetica è l'edificio. Lo stesso identico concetto, la matrice comune, cioè la normativa europea che ha voluto la classificazione energetica degli edifici, si applica in qualche modo e parallelamente anche agli elettrodomestici, dove quando comprate un climatizzatore, una televisione, una lavatrice, potete notare che c'è anche lì questa immagine con le classi energetiche e il posizionamento del vostro elettrodomestico. In questo modo, con un colpo d'occhio, riuscite a capire se quell'elettrodomestico è migliore o peggiore di quello che è a fianco. Questo è lo stesso concetto. Immaginate di poter andare all'interno di un'agenzia che vende gli immobili, di vedere l'annuncio di un bellissimo appartamento, di una bellissima villa, e di voler capire energeticamente come si comporta e quanto spenderò. La terza, sulla parte terminale della seconda pagina troviamo poi gli indicatori dei fabbisogni, quei numeri che ci hanno fatto tanto faticare per arrivare fin qui e che calcoleremo, infine una serie di dati geometrici e poi comincia una parte importante e fondamentale. Da qui a qui è materia di diritto in qualche modo. Perché? Perché lì sono riportate le figure che hanno redatto la certificazione energetica, il professionista che l'ha predisposta, il costruttore che ha tradotto in realtà quel progetto, il certificatore, se questa persona è una persona diversa dal progettista. Perché? Perché il certificato energetico non può essere un falso. Cioè il meccanismo, se poi non si traduce
in qualcosa di economicamente tangibile non funziona, e il legislatore lo sa bene. Per cui ogni volta che si fa una legge e si preannuncia una scappatoia, devono esserci delle sanzioni. Le sanzioni, come vedremo, sono combinate alle varie figure secondo dei provvedimenti di legge. Alla fine, questo poi lo vedremo in dettaglio, c'è anche il discorso del software. Cioè ad oggi, e questo è un parallelo, perdonatemi, anche con i software di calcolo strutturale, oggi se voglio utilizzare un software devo utilizzare un software certificato. Cioè il produttore del software dà volontariamente all'ENEA, al Comitato Termotecnico Italiano, scusatemi, il proprio codice di calcolo, lo fa girare su degli esempi standardizzati e il risultato che viene fuori non deve discostarsi dal 5% del valore del modello proposto. Quindi il software utilizzato deve essere certificato. Scendiamo nel dettaglio. Prima pagina dell'attestato di prestazione energetica. Cioè, vedete questi quadri? Li chiamerò sempre form, e la loro numerazione va da 1 a 13 e sono individuati in questo modo in modo univoco. Come vedete, nelle informazioni generali c'è un codice certificato, perché se sono un certificatore devo avere un registro di tutte le attestati di prestazione energetica, la validità, perché? Perché l'attestato di qualificazione energetica è contestualizzato all'involucro. Se dopo qualche anno sostituisco la caldaia o sostituisco gli infissi, oppure all'interno di un intervento di efficientamento faccio una coibentazione delle pareti, cioè metto un bel cappotto, metto dell'isolante, i risultati non saranno più validi. Per questo motivo la validità della certificazione energetica è standard, in modo standard 10 anni e può essere interrotta ogni qualvolta apporto delle modifiche al mio appartamento o alla mia unità immobiliare. Sono poi riportati nel form numero 1 alcuni dati estremi catastali, l'indirizzo, e qua cominciamo a vedere una cosa importante. Cioè ci sono tre caselline che indicano tre momenti importanti in cui può essere redatto l'attestato di prestazione energetica. Quando? Quando lo costruisco, quando c'è un passaggio di proprietà per una donazione o per una vendita, oppure quando effettuo una riqualificazione energetica. D'accordo? Se qualcuno ha qualche domanda, man mano che andiamo avanti sono a vostra disposizione. Sì, professore, è obbligatorio nei passaggi di proprietà. Sì, lo vedremo anche dopo. Ogni qualvolta c'è un passaggio di proprietà a titolo oneroso gratuito, comunque è obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica all'atto, a pena di nullità. Quindi vuol dire che l'atto fatto dal notaio, se non è accompagnato da questo, non vale. Ci sono dei notai che prendono atto che non c'è e dicono che poi sarà cura dell'acquirente di realizzare. Questo è un escamotage, di quindi c'è una legge ben precisa che dice che comunque ci deve essere. Sì, il notaio quando dice in buona sostanza che le parti gli assicurano che esiste, che non è materialmente allegato perché è stato dimenticato da qualche parte, scarica la responsabilità sull'esistenza di questo alle parti, quindi acquirente e venditore. Seguono poi i dati di proprietà, quindi la persona fisica che detiene la proprietà dell'appartamento con il telefono, indirizzo e email. Questo comincia a essere più interessante ed è un dettaglio di quel discorso che abbiamo affrontato un secondo fa. Esiste una scala delle classificazioni energetiche. Il mio edificio come si pone? Vi dico subito che questo attestato, questa APE, chiamiamola così per brevità, è reale. È stata calcolata su una bella villa di un signore di 500 metri quadrati che ha deciso di investire parecchi soldi per innalzare la qualità del suo edificio. Questa classe A non è scritta così, cioè viene veramente dai calcoli, e vedremo che cosa vuol dire arrivare in classe A, cioè quanto isolante c'è e quanto devono essere buoni gli impianti. La classe energetica quindi di un edificio è un indicatore di
di appartenenza a una determinata fascia di consumo che va chiaramente dalla C peggiore alla A più, che ho dimenticato qui, che è la migliore. Entriamo subito nel vivo del numero importante, l'EPI, quello che dovreste ormai aver imparato a conoscere, perché l'EPI è di fatto il fabbisogno dell'edificio diviso il volume e il rendimento. Quindi quanto mi serve in termini di energia per tenere il mio edificio ad una determinata temperatura H24 per l'intera stagione di riscaldamento, rapportato a quanto sono prestanti gli impianti, a quanto rendono, e siccome questo fabbisogno deve essere confrontabile, è riferito o all'unità di superficie per le case, quindi per metro quadro, oppure per le scuole per metro cubo cubato. Cioè, che cos'è? È un fabbisogno specifico. Se io voglio confrontare, facciamo così che è più semplice, un appartamento da 100 metri quadri con un appartamento da 200 metri quadri, se questo fabbisogno non fosse diviso per metri quadri, io avrei bisogno di fare la divisione per metro quadro di pavimento per capire quanto consuma. Invece qui è già riportato, io li posso confrontare tranquillamente perché sono riferiti al singolo metro quadro. Se voglio sapere quanto consumo, basta fare il prodotto per la superficie. Allora, guardate questo cruscotto, fascia verde, fascia rossa, consumo basso 0, consumo massimo, vedete? Qui è riportato la prestazione energetica globale del mio edificio. Come vedremo in avanti, questa è la somma sia dell'energia che mi serve per riscaldare che per produrre acqua calda sanitaria. Quanto è questo numero? 33,96 kWh, è un'energia, per metro quadro per ogni anno di riscaldamento. Attenzione all'unità di misura. Quando c'è l'H kilowattora, energia, qualcosa che posso misurare, in un secchio metto 10 litri di gasolio, è un'energia. Quando invece non c'è l'ora, stiamo parlando di potenza, è un flusso. Ho bisogno per forza di conoscere il tempo in cui scorre il flusso per avere un'energia, tipo il consumo della macchina. Se so che consuma una certa quantità di gasolio ogni ora, bisogna sapere quanto è lunga la percorrenza per capire quanto ho consumato. 33,96 kWh per metro quadro per anno. La mia abitazione è di 500 metri quadri, una semplice moltiplicazione mi dice che in un anno, in condizioni di riferimento, lo vedremo poi, non dimenticatelo, riferimento, consumerò 16.980 kWh. Che vuol dire? Beh, è abbastanza immediato. 16.980 kWh rappresenta una quantità di energia. Se so con quale combustibile, con quale forma di energia fossile io riscaldo il mio edificio, ecco che è abbastanza immediato capire quanto mi servirà. Ancora una volta facciamo una divisione del fabbisogno complessivo per il potere calorifico inferiore e abbiamo la quantità. Devo fare una precisazione importante, molto importante. Io qui ho riportato tre combustibili diversi. Però il calcolo, questo qui, i 33,96, ricordatevi che porta con sé già il rendimento dell'impianto. Quindi è vero che io vi ho dato tre possibilità di calcolo, ma il concetto giusto è: se questo numero fosse stato calcolato a metano, avrò un consumo. Se è stato calcolato con una caldaia a gasolio, ne avrò un altro. Con il pellet, un altro ancora. Ipotizziamo, solo per fare un confronto, che tutti abbiano la stessa quantità di consumo. Che cosa ho? Con il gasolio avrò bisogno, per arrivare a ottenere 16.980 kWh, di 1679 litri. Come ho fatto? Ho diviso il numero per H con I, ricordandovi che un litro di gasolio pesa 850 grammi,
è sufficiente fare le divisioni. Io arrivo a questo fabbisogno di combustibile. Il costo unitario è quello della pompa. Per riscaldare questa casa in condizioni standard di asset rating, 2.754 euro. Utilizzando un combustibile diverso, ho un potere calorifico diverso, quindi ho una quantità di combustibile necessaria diversa, un costo sensibilmente più basso, in questo caso ricordatevi, il gasolio lo comprate a litri, il gas lo comprate a norma al metri cubi, 0,983 è il costo di un metro cubo di gas, ho preso dalla bolletta di casa l'altro giorno, quindi è assolutamente attendibile. Spenderò per riscaldarlo con il gas 1741 euro, oppure con il pellet devo avere un bel garage perché 3144 kg di pellet non sono pochi, ad un costo medio di 30 centesimi al chilogrammo saranno 943 euro. Cioè, non so se è chiaro l'associazione mentale, io riesco a passare abbastanza agevolmente dal fabbisogno al consumo in condizioni di asset rating dividendo per il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato. Ma quel 33,96 a cosa è riconducibile? Da cosa è formato? Nel nostro caso da due contributi. L'EPI globale è la somma di un fabbisogno per riscaldamento e di un fabbisogno per acqua calda sanitaria. Sono prestazioni assolutamente confrontabili, prestazioni specifiche, e la loro somma mi dà quel numeretto famoso che abbiamo visto poco fa. Qui entriamo in una parte leggermente ostica, cercate di seguirmi solo qualche minuto. Il certificato energetico porta appresso un concetto che non è soltanto quello di consumo di combustibile, ma vuole sensibilizzare l'utente finale alla qualità dell'involucro. E non si limita solo alla stagione invernale, ma anche a quella estiva. Forse vi è più familiare il concetto di una bella giornata d'estate in cui entrate in una chiesa e provate una piacevole sensazione di fresco. Lì è abbastanza chiaro capire che non c'è impianto di condizionamento. Per cui quella condizione di benessere che io provo nel momento in cui entro in chiesa è riconducibile unicamente a delle specifiche qualità dell'involucro edilizio. Cioè quella capacità di attenuare quel sole che batte sulla muratura, quella capacità di smorzare quel caldo che entra dentro, quel flusso termico che entra dentro, sono caratteristiche che vengono prese in considerazione anche dal nostro attestato di prestazione energetica. Nella parte bassa della prima pagina trovate qualità dell'involucro proposto e il raffrescamento. Due parametri importanti, fondamentali. L'attenuazione, cioè la capacità di spostare nel tempo disturbo termico che arriva all'esterno, quindi il sole arriva sulla parete, il mio muro è in grado, tramite la sua capacità termica, di prendere e di far arrivare all'interno questo caldo con un certo numero di ore di attenuazione. Come ci arriverà? Beh, sicuramente smorzato. Ecco qui il secondo parametro. Allora, attenuazione, decremento, smorzamento e sfasamento, quindi uno è lo spostamento nel tempo e uno è la riduzione. Guardiamolo qui, qui è più facile da capire. Si vede fin giù? Allora, questa sinusoide, cioè questa onda, come vedete è riportata su un grafico, su un asse cartesiano. In ordinata troviamo una temperatura e questa è la temperatura che io ho all'esterno della parete. Vedete? In basso invece troviamo le ore. 0
che non prendetelo in considerazione, serve solo come intercetta degli assi. Il primo valore utile da considerare è 15, quindi le 15 del pomeriggio, le 3, le 21 di sera, le 3 di notte, le 9 del mattino, poi ancora una volta le 15. Guardate la temperatura sulla parete in una condizione, in un giorno normale, come si muove. Praticamente parte alle 15, intorno ai 40, alle 15 al massimo, a 75 gradi, perché il sole batte su una superficie magari opaca, e quella all'equilibrio è molto calda, 75 gradi. Passa il tempo, le 15, le 16, le 17, il sole scende all'orizzonte, manca quindi la sollecitazione dall'esterno, la temperatura della parete piano piano comincia a scendere. Alle 21, alle 9 di sera, la temperatura al lato esterno è a 21, è a 45 gradi. Continua a scendere, alle 3 di notte arrivo a 15 gradi, dopodiché alle 9 del mattino sarò ritornato nella stessa condizione di partenza. Quindi immaginate questo ciclo di temperatura che arriva sul mio muro all'esterno. Come si comporterà il mio muro? Dipende dai parametri che abbiamo detto prima. Lo sfasamento, cioè la capacità di prendere questa sollecitazione che arriva qua e riportarla di qui, spostata di qualche ora, è ottimale quando la parete è in grado di farlo con 12-16 ore di ritardo. Perché? Perché cambiano le condizioni esterne, è in grado di invertire la sollecitazione e di ricominciare al contrario, praticamente come se cercasse di attenuare, di schiacciare la sollecitazione. Lo smorzamento è di fatto quello che c'è all'esterno come sollecitazione diviso quello che c'è all'interno. Cioè questi numeri sono adimensionali, sono dei rapporti. La mia certificazione lo prende in considerazione e dice: quando hai la possibilità di avere una parete bella compatta, con una bella massa, che è in grado di fare uno sfasamento importante, compreso tra 8 e 10 ore, ed è in grado di attenuare quello che entra, riducendolo tra il 30 e il 40%, hai un involucro di medie prestazioni. Complicato? Considerate che questo non lo dovrete mai calcolare, sappiate solo che c'è, è fondamentale. Continuiamo con l'analisi del modello di prestazione energetica. Il Form 6 del modello ministeriale porta, reca, quale tipo di intervento ho effettuato e posso effettuare, a seconda se è una riqualificazione o una nuova edificazione, e soprattutto che cosa potrò ottenere. Quindi questo vuol dire che se io sto redigendo l'ABE perché sto riqualificando un edificio, posso fare l'ipotesi di più interventi di adeguamento. Sicuramente quello che costa di meno lo realizzeremo subito ed è quello che porta al numero finale. Però io posso dire al proprietario: guarda, abbiamo cambiato le finestre e abbiamo raggiunto questo livello di prestazione, però se fai il cappotto puoi arrivare qui e recuperi i soldi del tuo investimento in 3 anni, oppure puoi sostituire il tetto e recupererai i soldi in 5 anni, oppure puoi cambiare tutto l'impianto di riscaldamento e recupererai il tuo investimento in 10 anni. Tutte queste raccomandazioni devono essere obbligatoriamente riportate nel Form 6. Ancora una volta, prima di entrare nelle classificazioni, il compilatore deve riportare per quale fabbisogno è stata redatta la certificazione e quali sono i servizi energetici inclusi in essa. In questo caso l'edificio non ha condizionamento, ha solo riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria. E qui arriviamo alla classificazione. Il nostro edificio, vi ricordo, ha totalizzato, come se fosse una gara, 33,96 kWh metro quadro anno come fabbisogno. Come si posiziona? Beh, di
dipende dai valori di riferimento delle classi. Per poter stare in classe A, il valore del fabbisogno calcolato deve essere inferiore a 34,84. Se fossi riuscito a schiacciarlo sotto 21,92, sarei andato in A+, avrei avuto una casa gold. Magari qualcuno, se fosse stato un costruttore, me l'avrebbe pagato di più, sarebbe stato disposto a darmi più soldi per comprare quell'edificio. Vediamolo meglio nella prossima slide. Vedete? Tutte le classi, qui la figura è più grande, sono individuate in questa tabella e c'è una linea rossa. Questa linea rossa è fondamentale. Il legislatore ha inteso inabilitare il parco edilizio italiano in termini di fabbisogni energetici, dicendo: attenzione, nel momento in cui edificate sul nuovo non potete costruire qualcosa che abbia una classe energetica inferiore a C, cioè non potete costruire come vi pare. Quindi tutto ciò che sarà, che è soprattutto dal 192 in poi, un edificio nuovo, deve essere ben coibentato, deve avere un impianto di riscaldamento con buoni rendimenti e bisogna prestare particolare attenzione alla qualità dell'involucro, quindi componenti opachi, muri e finestre. Per cui se costruisco un nuovo edificio o eseguo un adeguamento oppure opero un ampliamento dell'edificio esistente, non posso costruire un manufatto energivoro. Per cui no a edifici energeticamente scadenti. Il nostro edificio, come abbiamo detto, si colloca immediatamente al di sopra della soglia di classe A 34,84. Ma la domanda logica è: queste classi come vengono determinate? E soprattutto sono uguali per tutto il territorio nazionale? Perché questo? La domanda indiretta è: posso confrontare un edificio in classe B costruito a Formia con un edificio in classe B costruito a Bolzano? La logica vorrebbe di no, e vedremo che è così. E questo, quindi è fondamentale capire questi numeri delle varie classi come vengono calcolati. Il valore di riferimento è l'EPI, quel famoso EPI che vi ha impegnato per tre lezioni e che nel caso di edifici residenziali si esprime in kilowattora metri quadri annui. Per edifici invece diversi dal residenziale, quindi parliamo di scuole, ospedali, manifatturiero, stabilimenti produttivi o tutti gli edifici destinati alla collettività, l'indicatore deve essere rapportato al metro cubo, quindi al volume occupato reale. Ribadisco un concetto che ho già detto prima: il fatto che sia un fabbisogno specifico serve a confrontare edifici di metratura diversa. Guardate, nella seconda pagina, in basso a destra, subito sotto le classi, ci sono i dati delle prestazioni energetiche del mio edificio. Quel famoso EPI che avete visto non è uno soltanto, sono parecchi. Perché? Perché l'EPI è un parametro che misura l'efficienza, ma l'efficienza va rapportata ad un limite, altrimenti non riusciamo a capirlo. Quindi c'è un EPI limite, c'è anche un EPI dell'involucro, cioè una prestazione energetica dell'involucro nudo e crudo senza nemmeno l'impianto, c'è eta con G, il rendimento medio stagionale, ricordate, quello che è funzione di tutti i sottosistemi, produzione, emissione, distribuzione e regolazione, e c'è infine un EPI per l'acqua calda sanitaria. Guardate questo cruscotto, guardate questo forno, scusate. Il formotto a sinistra è raffrescamento. Che cosa ci dice? Che il nostro edificio non ha
fabbisogno di energia primaria in raffrescamento perché di fatto non ha climatizzazione estiva, ma esiste un limite di legge però, perché non ce l'ho il limite fissabile. Il riscaldamento invece vedo che c'è un indice di energia primaria, quindi c'è un valore, 29,9, c'è un limite di legge, quel famoso discorso di prima, quello della classe C, cioè al di sotto di questo non possiamo andare, altrimenti il nostro edificio non è prestazionalmente accettabile. C'è un indice dell'involucro, cioè è come si comporta il mio edificio, quindi il fabbisogno del mio edificio senza gli impianti. Vedete, questo è più piccolo di questo. Perché? Perché questo lo devo dividere, questo lo devo moltiplicare per età con C. E c'è il rendimento medio stagionale dell'impianto, su cui spenderemo più di qualche parola, perché come potete notare è 105,10. Quindi qualcuno mi potrà dire, cioè un rendimento, qualcosa che indica quanto è efficace il mio sistema, è maggiore dell'unità. Sembrerebbe quasi che abbiamo inventato il moto perpetuo, ma non è così. Cominciamo a guardare gli indicatori nel dettaglio. Vedete? Ogni EPI o EPE che dir si voglia è un rapporto tra un fabbisogno ed il volume. Quando parliamo di involucro, questo fabbisogno non è contestualizzato, cioè rapportato, cioè se preferite diviso, per un rendimento che invece troviamo qui. Quindi EPE involucro, cioè fabbisogno di energia primaria in estate riferito all'involucro, questa è la formula che avete visto della UTS, è il fabbisogno che calcolate in estate con l'ATS diviso il volume. Invece il fabbisogno di energia primaria in estate, quindi realmente rapportato all'impianto, è lo stesso EPE dell'involucro diviso il rendimento. Nel nostro caso è zero perché non c'è climatizzazione. La differenza su quale procedura di calcolo adotteremo, se calcolata o semplificata, è tutta nella determinazione di questo parametro. Poi faremo due esercitazioni, una con il metodo semplificato e una con il metodo calcolato. Chiaramente lo faremo solo per il riscaldamento, però andremo a calcolare il fabbisogno. Quindi diciamo che di questi 7 punti, 2 li abbiamo presi in considerazione. Andiamo avanti. Facciamo lo stesso discorso del fabbisogno, quindi dell'indice di prestazione energetica, però nella stagione di riscaldamento, che è quella che ci interessa di più e che è la stessa in cui dovrete poi impegnarvi per l'elaborato. Caratterizziamo l'involucro come rapporto tra QHND, il fabbisogno calcolato con le UTS nella stagione di riscaldamento, e visto che siamo in una scuola lo dividiamo per il volume. Allo stesso modo calcoliamo l'EPI prendendo questo numero e dividendolo per il rendimento, e poi c'è l'EPI limite. La verifica da fare qual è? È che ciò che il mio edificio consuma, EPI 29,90, sia inferiore dell'EPI limite, quello previsto per legge, che è 51,68. Nel nostro caso la verifica è positiva. Ma andiamo a vedere questo da dove viene. Niente di più semplice se non andarlo a spulciare, se lo troviamo lì, in un decreto. C'è un decreto ministeriale del 2008, aggiornato nel 2010, che definisce le soglie, perché l'EPI limite è uno sbarramento che viene imposto dal legislatore e che può essere aggiornato di volta in volta con un decreto legge o con un decreto ministeriale. Cosa dice questo decreto? Questo decreto riporta una tabella dove troviamo in ascissa, passatemi questa cosa, in ascissa troviamo le zone climatiche, vedete? Zona climatica A, B, C, D,
anche fino ad F. La logica vuole, ed è giusto che sia così, che la zona climatica A sia una zona particolarmente calda, mentre le zone climatiche F siano molto fredde. Infatti vediamo che c'è un parametro che cresce, che è quello dei gradi giorno, che avete già visto a lezione. E poi vedete, su quest'altro lato della matrice, abbiamo il rapporto di forma dell'edificio, S su V, cioè la superficie sul volume. Ci sono due limiti, c'è un valore pari a 0,2 e un valore pari a 0,9. Cosa vuol dire? In un appartamento il rapporto S su V tende a essere molto basso. Perché? Perché questa S è quella che disperde, non è la superficie calpestata. Per cui se io ho un appartamento che ha soltanto un po' di pareti affacciate all'esterno, mentre le altre scambiano con gli appartamenti a fianco, quando è un appartamento a fianco con il riscaldamento acceso, io sono a 20 gradi, dall'altra parte a 20 gradi, le temperature sono uguali, non c'è flusso, cioè non c'è dispersione termica. Per cui quando perimetrate un appartamento, tutto ciò che a destra e a sinistra ha la stessa temperatura, in questo rapporto non conta. Quindi immaginate una villetta che ha le pareti esterne, il tetto e il pavimento tutto per sé, ha un certo valore di superficie. Se quella villetta è una villetta schiera e mi prendo una stecca in mezzo, destra e sinistra ci sono gli appartamenti, quindi questo S a parità di volume è più basso. Quindi per capire, questa indica sicuramente gli appartamenti, qua sono per le case isolate. Come tiro fuori il numero? Perché questi numeri qua sono tutti epilimite. Prima abbiamo visto che era 51 e 68 nel nostro caso. Come lo prendo? Come faccio? Entro con la zona climatica, vedremo tra un secondo, entro col rapporto S su V e faccio una interpolazione. Cioè costruisco una retta tra queste coppie di punti e mi ci metto in mezzo e tiro fuori il numero. Vediamo come. Quel numero che ho preso da quella tabella va messo su questo piccolo prospetto. Guardate, la classe A va da un numero che è la moltiplicazione, va un quarto di epilimite più 9 kWh ed è il minimo, fino a un massimo della metà dell'epilimite del 2010 in funzione sempre di S su V e dei gradi giorno, più 9 kWh. Tutti questi qui di fatto si traducono in questi numeretti, perché in funzione di S su V e la localizzazione climatica ottengo questi. Una volta che ho ottenuto questi, questo l'abbiamo calcolato, entro dentro e so in quale classe energetica si trova il mio edificio. Quindi ripetiamo questo concetto senza guardare i numeri. Questo è calcolato e lo calcoliamo noi, e su questo possiamo influire migliorando l'involucro, migliorando gli impianti, sostituendo gli infissi. Questo qui invece è un numero che mi viene dato dal legislatore. Ogni 8 anni, visto e considerato che le prestazioni degli edifici devono sempre migliorare, viene promulgato un nuovo decreto, e questo decreto riporta un limite, come sicuramente sempre più basso, cioè mi obbligherà sempre ad avere prestazioni migliori del mio edificio. Qualche domanda, qualche chiarimento? Parliamo un attimo del rendimento dell'impianto. Abbiamo visto nell'ENI che questo numeretto, questo eta G, si trova al denominatore. Siccome è normalmente un numero minore di 1 ed è un rendimento che potete immaginare percentualmente, ogni qualvolta nella frazione dell'ENI io divido il fabbisogno ideale dell'edificio per un rendimento, questo cresce,
tanto più l'impianto è scadente, quindi tanto più il numero è piccolo, tanto più questo fa bisogno di combustibile che io devo buttare aumenta. D'accordo? Che cosa vuol dire nel nostro caso maggiore di 105%? Tutto è frutto di un artificio nel modo in cui si calcola il rendimento delle caldaie. Però prima di andare a capire come funziona, volevo farvi notare che anche quando utilizzate la QIS parte 2 per valutare il rendimento dei generatori in modo tabulato, tabellato, quando il generatore di calore ha condensazione, cioè 4 stelle, i rendimenti di partenza, quel famoso numeretto da cui poi dovete detrarre tutte le condizioni peggiorative, guardate da quanto parte, 104 o 101, cioè anche qui sulla norma UNIPS è riportato che il rendimento è maggiore del 100%, e non è un caso. Per la nostra abitazione abbiamo quel valore di 105 perché abbiamo usato un generatore a condensazione, quindi un generatore particolare che è abbinato ad una mandata a bassa temperatura perché altrimenti non condensa, e come terminale i pannelli radianti. Quindi nella casa c'è un generatore a condensazione, sotto il pavimento passano quelle serpentine con tubi dove ci gira l'acqua e fa un bel pavimento caldo. Tutto questo, siccome funziona a bassa temperatura, ci fa ottenere quel rendimento. Vediamo com'è possibile che sia maggiore dell'unità. Ricordiamoci la definizione: il rendimento dell'impianto è la produttoria, cioè la moltiplicazione del rendimento di emissione, e quindi questo dipende dal terminale in ambiente, possono essere lavatori, fancoil o come nel nostro caso l'impianto a pavimento. Ho un rendimento di regolazione, cioè quanto è efficace, quanto è capace il mio sistema di regolazione a inseguire le condizioni ideali di benessere. Un rendimento di distribuzione, che è quello che ci dice di quanto ben isolate sono le mie tubazioni, quindi del fatto che l'acqua che se ne va a spasso non scalda gratuitamente i muri o i cantinati. Ed infine il rendimento di generazione. Guardate che se anche ognuno di questi fosse altamente performante, cioè 99%, 99%, 99%, 99%, la produttoria di 4 fattori al 99% fa 0,96. D'accordo? Quindi per superare il 100% vuol dire che uno, nel nostro caso questo, deve avere un numero maggiore di 100. La faccio breve. La determinazione del rendimento, come ogni rendimento dalla fisica, è quello che ottengo su quello che spendo, cioè la potenza termica, o se preferite l'energia che mi dà il mio sistema di riscaldamento in funzione del combustibile che ci ho messo dentro. Ed è questo fattore qua la chiave di volta. Perché? Perché nella definizione di rendimento il valore di H con I è il potere calorifico inferiore. Cioè ogni combustibile ha due poteri calorifici. Potere calorifico uguale quantità di energia che è in grado di sviluppare quando è acceso. Il potere calorifico inferiore, che è quello in cui faccio l'ipotesi che brucio il combustibile, nei fumi se ne va anche una parte di vapor d'acqua. Formula del metano, CH4 più 2O2 uguale CO2 più 2H2O. Quindi dalla chimica noi sappiamo che se brucio del combustibile c'è anche dell'acqua. Quest'acqua sotto che forma è? Può essere o liquida o vapore. Se è vapore c'ho H con I. Per i maschietti un po' più attenti, quando d'inverno accendete la macchina a freddo, notate che dalla marmitta esce l'acqua? Perché? Perché nella benzina c'è l'acqua, o meglio, chimicamente la combustione genera vapor d'acqua. Se io fossi capace di prendere quel vapor d'acqua e trasformarlo, farlo tornare liquido,
potrei sfruttare un calore che si chiama di condensazione dell'acqua. Sul metano questo pesa circa l'11% in più. Quindi immaginate la pentola che bolle sul fuoco, coperchio che è freddo, se lo alzo ci trovo l'acqua sotto. Se io riuscissi a prendere tutto il calore del coperchio e portarlo all'impianto di riscaldamento, avrai qualche altra cosa in più. Per cui il 105 è solo perché qui sotto c'è H con I. Se ci fosse H con S, potere calorifico superiore, questo non potrebbe mai essere maggiore di 1. Siccome da quando sono stati inventati i generatori di vapore fino a poco tempo fa che hanno realizzato i generatori a condensazione, non c'era nessun generatore di vapore che riuscisse a recuperare questo calore di condensazione, la definizione del rendimento è sempre stata formulata utilizzando H con I. Quindi è un artificio, però ormai è uno standard in tutto il mondo, nessuno lo cambia. Guardiamo per bene questa cosa che vi ho appena spiegato in questa immagine. H con S è il potere calorifico inferiore, cioè la quantità di calore, la quantità di calore superiore, H con I inferiore, H con S superiore, la quantità di calore che riesco a ottenere dal mio combustibile recuperando anche la condensazione del vapore d'acqua. Qui si vede bene, guardate, abbiamo due slide, abbiamo due immagini, perdonatemi. Immagine di sinistra, generatore tradizionale, questo qui è il bruciatore, questo è lo scambiatore della caldaia, questo qui è il condotto dei fumi. Entra gas ed aria, ho la combustione, fatto 100% il potere calorifico inferiore H con I, vi ricordo che H con S ha circa un 11% di calore residuo come condensazione. Se la caldaia è una caldaia tradizionale in cui i fumi vanno via a 150-200 gradi, io butto fuori questo vapore d'acqua esattamente come brucia, non lo recupero. Quindi fatto 185 all'impianto, un 5% se ne vanno dal mantello della caldaia, un 10% se ne vanno nei fumi, e quell'11% di calore di condensazione dell'acqua, così come lo metto nel braciere, se ne va nei fumi. Perché? Perché la temperatura di condensazione del metano è di circa 50 gradi, io ho bisogno di abbassare i fumi sotto 50 gradi per far condensare. Come faccio? Ad esempio, utilizzando un impianto a pannelli radianti con la temperatura di ritorno a 30 gradi, quindi che cosa faccio? Prendo questi fumi, li faccio sbattere contro una superficie fredda e mi recupero una parte di questo calore di condensazione, la tempo dell'acqua. Per cui, che cosa ho? Una caldaia a condensazione si fa già al 96% di suo perché è altamente performante su H con I. Recupera un 8% di questo calore di condensazione, quindi qua c'ho 104. L'11% del calore latente, 8% l'ho trasmesso allo scambiatore, un 3% se ne va nei fumi. E il fatto che la caldaia sia particolarmente performante fa sì che io possa ridurre le perdite nei fumi e le perdite all'incontro. Quindi se fate questa somma, 96 più 2 più 2 fa 100, se fate questa somma 8 più 3 e 11 fa 11, quindi quel famoso 11% relativo al calore, al potere calorifico superiore. Questo si traduce nel dire che una caldaia a condensazione talmente performante che nella normativa, nella procedura di calcolo dell'NPS mi permette di nobilitare il rendimento dell'impianto. Cioè quando ci metto una caldaia a condensazione schizza sulla classe. Questo è proprio portare il portale. Quindi se, questo è un datore che si possa usare. Posso? Un datore che la caldaia a condensazione si potesse usare con un impianto di distribuzione non a pannelli radianti. Cioè, comunque la sua performance renderebbe comunque un abbassamento del consumo. Quindi non è sbagliato poterla proporre in un impianto non a pannelli radianti. Assolutamente no. La domanda era circostanziata
è particolarmente interessante. Era: posso usare una caldaia a condensazione su un impianto che non mi fa condensare i funghi, cioè con i radiatori? La risposta è sì, ed è un intervento che è ritenuto talmente semplice ed efficace dal legislatore che la detrazione fiscale del 65%, che è stata promulgata e che è stata in vigore ed è in vigore negli ultimi 3 anni, è stata praticamente al 70% soddisfatta con la sostituzione della caldaia a condensazione al posto del generatore tradizionale e con l'installazione delle valvole termostatiche sui radiatori, cioè delle valvole che quando, di regolazione, che quando sentono la temperatura dell'ambiente prossima ai 20 gradi si chiudono da sole senza bisogno di corrente. Quindi un impianto tradizionale a radiatori di casa con una caldaia, con un generatore a basso rendimento, viene migliorato nelle sue performance tramite l'installazione della condensazione più le valvole le valvole termostatiche. Ritornando a questo grafico, che cosa succede se io la uso a alta temperatura? Semplicemente non beneficio di questo, ma come potete notare di sicuro riesco ad avere un rendimento all'acqua dell'ordine del 96%. Adesso volevo spendere un quarto d'ora con voi per capire come si calcola l'EPI, almeno da un punto di vista di formule. Poi lo faremo con un foglio di calcolo in Excel, che è uno strumento gratuito che può essere tranquillamente scaricato da tutti previa registrazione. Allora, vi ricordate questa formula? Il fabbisogno del mio edificio, cioè quanto il mio edificio consuma in termini di energia primaria, dipende da 3 parametri. Questo rendimento l'abbiamo appena visto, il volume dell'edificio, che è un dato puramente geometrico, e c'è questo Q con HNT, cioè quanto ci vuole, quanta energia ci vuole per tenere a temperatura costante il mio edificio. Guardando con attenzione le norme UBTS abbiamo anche visto che è molto complicato calcolarlo utilizzando la procedura passo passo calcolata. Cosa si può fare? Se, come vi ho detto prima, per poter avere la detrazione fiscale per cambiare la caldaia devo fare la certificazione energetica e questo mi permette di risparmiare 3.000 euro in 10 anni, e poi devo pensare di dare 1.000 euro al professionista perché mi deve fare la certificazione energetica, il sistema non sta in piedi. Per questo motivo cosa si fa? Il legislatore ci mette a disposizione un metodo semplificato. Vedete, qui ho riportato i 2 metodi: calcolato, da fare col software di calcolo perché a mano è impensabile, oppure semplificato. Il metodo semplificato chiaramente porta nel calcolo una serie di approssimazioni che fanno in modo che quel risultato sia attendibile, che ne so, con un 10% di approssimazione, ma sia facilmente raggiungibile. Quindi io posso pensare di utilizzare il metodo semplificato per tutte quelle volte in cui devo dimostrare che ho fatto un efficientamento senza dargli il numero secco preciso alla cifra decimale. Come si fa? Il calcolo del fabbisogno utilizza questa formula: Q con H è data dal prodotto di una costante 0024 per i gradi giorno, e adesso vediamo bene cos'è insieme, perché questo è quello che dovrete, diceva il professor dell'Isola, e questo è il metodo che dovrete usare per fare il vostro calcolo. Quindi seguite: 0024 per i gradi giorno, per HT, coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, più H con V in parentesi, che è il coefficiente globale di scambio per ventilazione, meno un coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti che moltiplica all'interno della parentesi questa somma, cioè gli apporti solari e gli apporti gratuiti interni. Ricordiamo brevemente chi sono, e soprattutto
guardiamo questo bilancio. Tutto ciò che io disperdo per trasmissione è quando abbiamo visto Q uguale a U per A per delta T. Quindi U è la trasmittanza della parete, A o S è la superficie della parete, delta T è la differenza di temperatura tra interno e esterno. Quindi questo moltiplica i gradi giorno, che sono una sommatoria di temperature, di quanto sono lontano dalle condizioni di temperatura fissa. Allo stesso modo moltiplico uno scambio termico per ventilazione. Cosa sottraggo? Sottraggo un apporto gratuito, cioè ciò che entra dai vetri e ciò che mi danno le persone all'interno dell'ambiente. Quindi questo è un bilancio di energia termica. Vediamo come si calcolano i vari fattori. Grado giorno. Definizione di grado giorno è la sommatoria per tutti i 156 giorni di riscaldamento, se siamo a Cassino o di più o di meno a seconda di dove siete, della differenza tra la temperatura interna ideale, 20 gradi, e la temperatura media esterna della giornata. Quindi io prendo una centralina climatica, la metto su un edificio, in realtà non lo facciamo noi perché sono dati dell'aeronautica medi, però se volessimo calcolare i gradi giorno di una località, prendiamo una centralina climatica, la mettiamo in un punto, quello memorizza ogni quarto d'ora le temperature esterne, fa una bella media e ho, dico ne, faccio la differenza tra 20 gradi e dico ne, oggi per esempio il dico ne sarà stato 11 gradi, forse 12 gradi. Quindi nella giornata di oggi, che è uno di questi qui, questa è una sommatoria che va da 1 a 156, questa temperatura sarà stata 11 gradi, 20 meno 11 fa 9, quindi questa sommatoria, che è una somma di tutti i giorni, oggi conta 9. Questa somma, questa sommatoria, quanto vale? Qui ci sono i capoluoghi di provincia, guardate. L'Italia l'ho più o meno sistemata dal nord a sud, intuitivamente lo diceva anche Totò, Milano fa freddo, ci siamo, 2404 gradi giorno, Bolzano è sicuramente peggio, 2791, scendo lungo lo Stivale passando per Firenze, 1321, Roma 1415, Frosinone fa freddo, ci sono le montagne, 2196, Latina 1220, Napoli 1034, Reggio Calabria, e qui dovrei essere grosso modo all'estremo sud dell'Italia, perché poi qui risaliamo un pochino, 772, 799 e 990. Questo grado giorno, che è un indicatore, è comodissimo perché quando lo usiamo nelle formule è un numero che moltiplica e non ci dobbiamo nemmeno preoccupare di trovarlo, sono da tabellato una norma UNI che lo recepisce dai dati dell'aeronautica. Contestualizziamo questo capoluogo di provincia con delle città noi più vicine. Perché? Perché la procedura per il calcolo dei dati climatici prevede che si possa fare un'interpolazione tra quindi una sorta di media pesata tra località di riferimento. C'è un programmino che lo fa, Cassino a 1164 gradi giorno, Formia 967, Fondi 1089. Quindi abbiamo già capito qual è il numero che dobbiamo andare a mettere qui. 0024 è una costante, G con G sono i gradi giorno. Andiamo avanti. Questo è un po' troppo linea, all'interno della stessa provincia, poi sono che sta a 1400 metri, l'altro che sta magari a 300, per esempio, vediamo, non so, Valle Rovone, come acqua fondata. Sì, c'è la stessa provincia, però c'è molta differenza, dovrebbe parlare di molto tempo. No, il discorso, prima ho detto che è interpolata la località, no, l'interpolazione è solo per l'irradianza, invece i comuni sono tutti tabellati, si sono preoccupati loro di darci i valori, invece l'irradianza per gli apporti solari gratuiti ad essere tabellata in funzione dei capoluoghi di provincia. Anche se ci sono poi comuni che hanno livello di 300 metri. Però l'irradiazione solare è abbastanza indipendente, risente poco della variazione in altitudine.
è la temperatura che è molto più sensibile a questa cosa. Per questo motivo i dati climatici che di giorno di tutti i comuni, prima mi ero sbagliato, sono tutti tabellati, invece di radiazione solare viene interpolata rispetto a dei capoluoghi inferiori. Vediamo invece lo scambio per trasmissione, come viene calcolato. Questo l'abbiamo già visto con il professor dell'isola, è ancora una volta una sommatoria, dove ho il prodotto tra la trasmittanza, le superfici ed un fattore di correzione dello scambio termico. Qualcuno potrebbe dirmi, ma il delta T, nella famosa formula Q uguale UA per delta T, dove sta che qua non c'è? Ce l'avevamo prima, ce l'abbiamo qui. Ok? Ce l'abbiamo ai gradi giorno. Questo qui è un fattore di correzione. Questa sommatoria cosa vuol dire nella pratica? Siccome io posso in qualche modo portare a fattore comune, cioè posso raggruppare tutto ciò che ha qualche fattore comune, le superfici variano ogni volta che io prendo una parete esterna e la misuro. Cos'è che non varia? La trasmittanza. Quindi, quello che diceva pure il professor dell'isola l'altra volta, potete pensare, quando fate questo calcolo, di raggruppare in un'unica superficie tutto ciò che è uguale. Cosa? Tutte le pareti che sono realizzate allo stesso modo. Se è una parete in mattoncini che gira su tre lati dell'edificio, purché sia esterna, la posso sommare come un unico addendo di questa sommatoria. Chiaro? Non lo posso fare invece con S che cambia e con il fattore di correzione verso ambienti non climatizzati o il terreno. Questa è una sorta di fattore di accoppiamento. La ventilazione. Vi ricordo, adesso stiamo prendendo in esame questo. Lo scambio per ventilazione tiene conto in buona sostanza di un valore di riferimento che è detto numero di cambi orari e che pare a 0,3 volumi ora. Che vuol dire? Nel residenziale, dove si presuppone che negli ambienti ci sono poche persone e non devo garantire una certa qualità dell'aria, posso pensare che dagli infissi, dalle porte, da qualche porta lasciata aperta, dalla finestra del bagno lasciata aperta, mediamente si infiltra una quantità di aria che può essere pari a 0,3 volumi ora. Che vuol dire? Se il mio appartamento è 100 metri quadrati, altezza 2,70 m, tutto il mio appartamento cuba, cioè ha una cubatura di 270 metri cubi. Per 0,3 lo divido per 3 fa circa 90, quindi posso ipotizzare che in un'ora si siano infiltrati 90 metri cubi di aria. Questo ho fatto qui 0,34 per il volume, il numero di volumi per il volume 4. Lo moltiplico per 0,34, che è il calore specifico medio dell'aria, e do il contributo per ventilazione naturale. Domanda? Ma la formula della potenza, o meglio ancora dell'energia, non è sempre portata per un calore specifico, per una differenza di temperatura tra l'aria interna e l'aria esterna? Dove sta? È sempre qua. Quindi quanto è fredda l'aria che entra dentro e si infiltra, sta sempre nei gradi giorno. Tenete presente che quando ho una scuola, meglio ancora se ho una palestra, un auditorium, un cinema, un ristorante, ho necessità di garantire una certa qualità dell'aria, cioè un certo ricambio d'aria. Ogni persona in un'ora ha bisogno di 7 litri secondo, 0,07 metri cubi secondo. Per cui se devo progettare un cinema che ha un multisala, che ha una sala con 100 posti a sedere, faccio 0,07 metri cubi secondo per 100, per 3,6, così lo porto da metri cubi secondo a metri cubi ora, e so la portata
dell'aria che io immetto da questi cosi qui. D'accordo? Per cui al posto di questo devo sostituire la moltiplicazione di questo rinnovo, di questo fabbisogno per persona, oppure se non ho il numero delle persone ma ho un impianto già esistente, vado vicino al ventilatore e mi vengo la portata. La stessa identica cosa. Restano da definire ancora i due rapporti Q con S e Q con I. Q con S è un coefficiente dato dalla moltiplicazione di un coefficiente di riduzione. Perché? Perché quando la radiazione solare colpisce il vetro, non è che tutto quello che colpisce il vetro entra dentro, una parte viene riflessa. Quindi qui stiamo ipotizzando che un 20% della radiazione solare che incide il vetro passa dentro, buca, ed è un rapporto gratuito, che io non pago. C'è una sommatoria dell'irradianza totale stagionale nel periodo di riscaldamento, è un'energia, vedete, è quello che dal sole arriva sulla Terra, magari rimbalza pure per effetto serra, però è un'irradiazione, e moltiplica che cosa? La superficie del vetro. Che vuol dire brutalmente? Che se l'irradiazione solare è 100 watt al metro quadro, 100 watt al metro quadro per un metro quadro di finestra sono 100 watt, per 0,2 il 20%, 20 watt entrano dentro e sono un apporto gratuito. Infine, gli apporti gratuiti, oggi ce ne sono tanti, se contassimo quanti siamo e se pensassimo che ognuno di noi ha una stufetta a 70 watt per persona mentre sta seduto, è sufficiente contare il numero di persone, oppure quando non ho questa possibilità ci sono tabellati dei valori di affollamento, cioè una persona a un metro quadro, 0,25 persone al metro quadro, che non è che prendo una persona, la divido a 4 e la metto sul metro, faccio un quarto su un metro, un quarto su un altro, ma ogni persona mediamente occupa 4 metri quadrati, questo è un fatto diverso, diviso 1000 per portare le ore. Resta infine il rendimento globale, che è quello che abbiamo visto prima, la produttoria del rendimento di emissione, per il rendimento di regolazione, per il rendimento di distribuzione, per il rendimento di generazione. Ci fermiamo un secondo, così vi lascio 5 minuti per tirare il fiato.